passeggiano, acquistano, hanno cominciato con i regalini di Natale, per nostra fortuna anche, ci fa piacere. Sì, sono nella pausa del lavoro, lavoro qui vicino e ho approfittato della pausa pranzo per fare qualche regalino. Ci sono i clienti? Spendono? Sì, sì, tanto. Tante persone che fanno i regali. Il Natale è sempre Natale, è ovvio che ci dobbiamo un po' adeguare ai tempi e di conseguenza qualche rinuncia la dobbiamo pur fare, però restringiamo praticamente il bacino dei regali da fare alle persone più care e più vicine. Avete previsto qualche viaggio per queste feste? Ma io veramente sono tornata ieri sera, sono rimasta in Italia e sono andata a sbirciare i mercatini di Natale in Toscana. Vacanze di Natale sì, con amici a festeggiare il Capodanno. Dove andate? Andiamo in montagna. Abbiamo già fatto vacanze prima delle festività, quindi siamo stati a Bali quest'anno in vacanza. Siamo stati in Indonesia, sì, siamo andati al caldo. Tra chi può, chi non può e chi sceglie di stare in famiglia, come va quest'anno la domanda di viaggi per le festività natalizie? Le vacanze di Natale, la richiesta è stata abbastanza buona. Quali sono le mete più gettonate? Sicuramente la prima richiesta è voglio andare al caldo, quindi paesi lungo raggio, mete lungo raggio, Maldive è il sogno di tutti. A Capodanno non ci si va con 2000 euro a persona, magari un Mar Rosso sicuramente sì, anche con meno, un Capo Verde sono più o meno quelle le cifre, però un lungo raggio diciamo ormai siamo oltre 3000 euro a persona. Ci sono dei clienti che magari con delle finanziarie aprono dei finanziamenti per diluire il pagamento nel tempo. Sì, è successo. Sareste disposti a fare dei sacrifici per pagarvi un viaggio, non so, alle Maldive? Beh, sì, sicuramente sì, ma insomma, sono un po' lontane le Maldive e il prezzo è elevato. È un sogno nel cassetto. Speriamo in un futuro. Quest'anno ci facciamo le vacanze a Roma.